se siete già passati di qua, grazie per essere tornati. Se invece siete nuovi, benvenuti. Mi chiamo Elena e sono un'ostetrica che attualmente vive e lavora nel Regno Unito. Per il video di oggi però siamo in Italia e abbiamo qui con noi Elisabetta, che anche lei è un'ostetrica e mia carissima amica, che sta preparando lei stessa la valigia per il parto, la borsa per il parto, perché cioè, facciamo piano a conoscere questa ragazza. Quindi abbiamo pensato di farvi vedere cosa mettiamo in valigia. Allora, io e Elisabetta abbiamo fatto diverse esperienze insieme, siamo state anche in Africa insieme, quindi insomma non è una di quelle valigie che, no, che si porta dietro tutta a casa, insomma abbiamo molto stretto l'essenziale, ma è quello che poi serve, se non sei d'accordo con me, nel senso sì. Vedo, negli anni abbiamo visto arrivare persone con valigione da vacanza, a invece persone che arrivano con una borsetta con tutto lì, quindi vediamo, facciamo un po' un riassunto di quello che c'è. Ovviamente questa è quella di Elisabetta, quindi ognuno è libero poi di personalizzarla, di metterci quella che ritiene, quello che ritiene più necessario. Però partiamo un attimo, intanto con il discorso valigia o borsa, tu cosa ne pensi? Per me... Io vado, cioè non c'è una differenza. Anche qui mi viene spesso chiesto, porto una borsa, porto una valigia. Il troll è molto comodo, magari fatevi aiutare dopo il parto a tirarlo su e giù sì, per il pavimento pelvico. C'è chi fa una valigia per la mamma, magari una borsetta per il bambino. Sì, assolutamente, è molto personale la scelta. Esatto. Io evito tante borse perché non mi piacciono. Esatto. Una semplice, c'è comoda, tutto lì. C'è esatto. Tutto lì. Facile da trovare anche per il marito. E che niente, non è esatto, quindi nella notte via si prende e si va. Esatto, e quindi io ho scelto il trolley, uno. Poi... Consideriamo che Elisabetta sta pianificando un parto comunque fisiologico, insomma, quindi non stai pianificando giorni e giorni in ospedale, però anche lì, esatto, però anche lì si fa sempre in tempo, insomma, sì, assolutamente. Insomma, non vi preoccupate, portatevi quello che vi serve per 2 o 3 giorni, poi succede qualcosa, cioè avete bisogno di cambi, sì, di lavatrici, poi ci pensano i vari mariti, suocere, esatto, eccetera. Quindi, partiamo dalla parte tua. Cosa allora, ti porterai per te? Allora, dalla mia parte, vabbè, pigiami, camicie da notte stile anni 80. Queste non passano mai di moda, che belle! Con il colletto. Aperte. Esatto, aperte in modo tale che per l'allattamento sono comode. Hanno sui 35 anni queste. Che belle, ancora più belle. Quella di mia madre. Dai, guarda come sono bianche però. Quindi camicie con i vari cambi. Ne hai 4. Allora c'ho un paio di camicie, sì, ho 2 camicie e pigiami, esatto, in modo tale che visto il caldo di agosto, sì, e allattamento, varie cose, quindi camicie. Sì. Diciamo anche queste sono comode, maniche corte, ma se siete guardate il video in stagioni più pesanti, beh, sì, prendete la manica larga perché poi per un accesso venoso, sì, comunque, o non troppo arzigogolate perché insomma è più facile in emergenza poi aprire. È molto comode con i bottoni per l'allattamento, come diceva Elisabetta, e il pelle a pelle. Poi asciugamani. Sì. Sempre per la mami. Sì. Per il postparto. Poi per la mani abbiamo sempre, vabbè, beauty, sì, quindi con dentro dentifricio, spazzolino, saponi, la mutandona al postparto, sì, per tornare a casa. Questo immagino che lo tieni così, poi gli ultimi giorni metti magari, sì, il spazzolino, esatto, più cose così dell'ultimo, esatto, momento. Dell'ultimo momento. Sì. Poi la mutanda veramente sexy del postparto, che questa secondo me è comoda perché la infili, è già la mutanda assorbente, quindi senza... Sì. Tante, senza usare le mutande che poi si sporcano, poi le lavi, poi le butti, non lo sai. Questa è usa e getta, la metti e via. E questa è una domanda molto gettonata che ricevo spesso, se portare mutande con assorbenti. Anche io sono d'accordo, queste sono più comode, poi se volete, sì, portarvi un paio di mutandone, insomma da boxer anche del marito, con, sì, gli assorbenti, esatto, ok, però per però i primi giorni queste per sono i primi più giorni quando le perdite sono un po' più abbondanti. Sì, sono d'accordo. E poi qui c'ho esatto, le posate, tazza, ho iniziato a mettere degli snack per il travaglio, e poi aggiungerò cioccolate e... Sì. E cose varie, la cassa d'acqua che in valigia non ci va, sì, dopo questo la cassa d'acqua serve, sì, esatto, sentite anche il vostro ospedale a seconda di cosa usano, alcuni ospedali la forniscono, altri no, dipende, la forniscono qui tutto sbaglio, la forniscono tutti, il problema è che te ne dà una poche, certo, e con l'allattamento una gran sete, in travaglio una gran sete, quindi via.
cassa d'acqua, onde evitare di mandare in giro la gente a oddio dov'è l'acqua, non serve, quindi così. E perché diciamolo, se non mi seguite o magari siete capitati qui la prima volta, è importantissimo bere in travaglio. E anche mangiare si può, se avete un travaglio fisiologico non c'è nessun problema, ma anche se non lo avete in realtà. E ovviamente si consigliano di mangiare lo scacco di lasagna, di cannelloni, quindi si portano dei piccoli snack, cose comunque caloriche ma veloci, facilmente digeribili, insomma, perché giustissimo. E poi ci sono le passiamo cose... alla parte della piccola. Esatto, per Agata. E vabbè, pannolini, questo taglia 1, non sono una grande esperta, però... Fa ridere perché le vediamo tutti i giorni. Vabbè, la 2, sì, quella da 2-4 kg, che tanto visto che faranno solo tetta, cacca, dormita, penso che un pacco basterà giusto per 2 giorni. Normalissimo, anzi buonissimo segnale che i bimbi sono idratati, che stanno mangiando abbastanza. Esatto. E poi i vari cambi per l'ospedale, lunghi e corti, perché per quanto uno partorisca ad agosto, magari poi, che ne so, piove, rinfresca, sì, in ospedale l'aria condizionata, tutta la questione della termoregolazione, corti e lunghi. E poi il primo cambio e il cambio per tornare a casa, impacchettati solamente per dare una mano al compagno che nell'emozione forse non capisce niente e dà la mutanda della moglie alla figlia piuttosto che dal cambio della figlia per la figlia. E quindi poche cose. Perfetto, come vedete super efficiente. Diciamo solo un attimo due parole in più per quanto riguarda i vestiti dei bimbi. Sì. Non so se tu usi questa regola, credo di sì, per vestirli, perché ogni volta è sempre un disastro quanti strati metto, quanti non metto. La regola che generale che uso io, immagino anche tu, è uno strato in più di quello che abbiamo noi. Sì, esatto. Quindi se è caldo così come nella stagione in cui ci troviamo, un body, una tutina. Se invece ovviamente siamo d'inverno, allora magari un body maniche lunghe, poi la tutina maniche lunghe, una bella coperta, insomma. Quindi vedete, non considerate la temperatura dei bimbi solo dalle mani, dai piedi, perché sono sempre freddissimi. Esatto. Quindi è importantissimo dietro il collo. E da lì vi regolate, insomma, altrimenti se lo sbagliate, pelle a pelle con voi, con una copertina e via. Cappello assolutamente appena nasce, sì, per la questione della perdita del calore dalla testa e basta. Esatto. Poi sì, se dipende anche lì dall'ospedale, se avete bisogno di asciugamani per il bimbo all'inizio, ma anche lì dipende, in genere li danno loro. Terzine, esatto, tutte robe monouso. Altre cose particolari non servono, io consiglio sempre di portare il burro cacao perché in travaglio le labbra diventano più secche. Se siete per esempio in inverno, calzetto antiscivolo è molto comodo per camminare in travaglio lì nella sala parto, per stare anche sulla palla è più comodo. Questo è sempre per il discorso della mamma da aggiungere se uno vuole. Anche molto comoda una lucina magari da attaccare al comodino per l'allattamento, certo, di notte, se non volete accendere la luce grande, se magari avete compagni di stanza. E un ventilatorino portatile anche per questa stagione non fa mai male, se non c'è l'aria condizionata, senza la parte. Esatto, esattamente. Ma poi in realtà più per la mamma, in realtà, perché il bimbo i primi giorni ha bisogno della tetta e del calore del corpo della mamma e del papà, quindi non vi preoccupate che una volta che avete tutti i cambi poi sarete a posto. Ci siamo dimenticati i calzetti, l'infradito e poi una cosa molto comune che non ci pensavo per niente lavorando al Regno Unito, il fiocco nascita, sicuramente è una cosa che in Italia va tantissimo, ma è una bellissima tradizione. Cos'altro, Betta? Ma basta! Non mi viene in mente altro in realtà. Fa comodo magari una ciabatta, una prolunga per le spine, se avete le spine distanti in ospedale. A volte, sai, se sono troppo distanti, sì, con allatta, però anche lì dipende, sì, dall'ospedale. Non so, io lì non ce l'ho messo, ma ci dovrò mettere il cambio per me quando torno a casa. Sì. Perché cioè, adesso io andrò su con dei vestiti. Certo. Ma, che ne so, mi serve un pezzacco mentre vado su. Sì, un cambio. E quindi ci sarà il cambio mio per tornare a casa. Sì. Per il seno, io in ospedale non porterei grandi cose, al massimo 2 coperte assorbite, ma anche lì difficile che vi arrivi la montata. Non so portare niente, anche per, sì, cioè, nel senso di quello, anche prima ti ho detto, se mi serve c'è la farmacia aperta, la sì, va a prendere al volo. Sì, mi chiedono molti, no, paracapezzoli, non ho portato niente in ospedale, sono cose che vanno valutate poi se c'è un effettivo bisogno, sì, in realtà. Sì. E basta, perché poi in realtà serve molto quando si va a casa invece. Anche per la cura dei punti, in realtà, anche lì se sciacquate poi con un po' di acqua fresca corrente va benissimo lo stesso. Sì. Non si consiglia di mettere troppi prodotti aggressivi sul pavimento pelvico, il perineo, i primi giorni. Fateci sapere nei commenti se c'è qualcosa che ci siamo scordate. Sì. Perché noi essendo entrambe ostetriche, sai, sapete, non...
A volte, non mi viene in mente nient'altro. A volte facciamo la valigia dal punto di vista nostro e quindi sì, probabilmente qualcosa ci stiamo scordando. A può darsi perché non ci penso e poi magari non sto lì. Com'è passare, fare la valigia dal punto? Fa la lista forse. Esatto. Cioè fai la lista prima e allora dici questo ce l'ho, messo, quello sì. potrebbe aiutare. Sì. Aiutare a dire ok, mi manca un pezzo. Io l'ho fatta. Sì, ok, lo consiglieresti. Sì, perché io non mi ricordo niente. Anche per quando farla, Elisabetta stessa ha detto, l'ha preparata dalle 34 settimane. Sì, è sempre giusto avere una base pronta, magari due ciabatte, due camicie da notte buttate lì, just in case. Però ecco, l'importante è che l'avete bella pronta e chiusa dalle 36-37 settimane, insomma, giusto per prenderla e metterla in macchina. Esatto. Basta, mi viene in mente altro in realtà. Sì, in realtà sono focalizzata più su di te, sulla mamma, perché in realtà ai bambini non è che serve niente di che, una volta che parli di due cambi. Esatto, non è che... Sì, è tutto, vi lasciamo, fateci sapere nei commenti se ci siamo scordate qualcosa, perché dal punto di vista ostetrico questo è tutto per noi, perché la pensiamo cosa ci serve da ostetriche, questo è quanto, però fateci sapere se avete altri suggerimenti. Ciao ciao! Thank you.